I giochi di Metal Gear Solid sono pieni di trovate di gameplay nascoste. Volete mettere alla prova le vostre conoscenze sulle avventure di Kojima? Restate con noi, ma prima iscrivetevi al canale. Ci aiutate a offrirvi tanti contenuti originali sul mondo videoludico. Hideo Kojima ha sempre dato un grande spazio ai cecchini nei titoli di Metal Gear Solid. Pensiamo alle gelide lande di Shadow Moses, dove Solid Snake ha dovuto affrontare la letale Sniper Wolf. Prima di sostenere la battaglia con la tiratrice, il soldato deve attraversare caverne piene di lupi che tendono ad attaccarlo spesso. Per liberarsi di questo problema, è possibile sfruttare un trucco piuttosto difficile da scoprire. Al primo accesso all'area delle caverne, possiamo colpire Meryl con un attacco corpo a corpo. A quel punto bisogna nascondersi immediatamente nella scatola di cartone e non fare altro che attendere. Un piccolo lupo, infatti, si avvicinerà per urinare sul nascondiglio di Snake. Da questo momento in poi, nella scatola, il protagonista non verrà più attaccato dalle belve, perché queste riconosceranno su di lui un odore familiare. Tra le varie minacce che Raiden deve affrontare sulla Big Shell, ce n'è una più subdola di tutte le altre: gli insetti. Come in altri capitoli, in Metal Gear Solid 2 e Sons of Liberty, il giocatore può ripristinare la salute del personaggio mangiando le razioni. Bisogna stare attenti, però, perché anche se nelle mani del protagonista, questi alimenti non sono mai al sicuro. Quando vi ritroverete a strisciare per i lunghi corridoi della struttura, fate attenzione a sostare sugli insetti, perché potrebbero attaccarsi al cibo e divorarlo, facendovi perdere le vostre scorte di razioni. Per liberarsi di questi fastidiosi intrusi, è necessario fare su e giù con l'oggetto nel menu a tendina dell'inventario. Pur essendo qualcosa che probabilmente non capita nella maggior parte delle run, è incredibile pensare a quanti dettagli siano stati inseriti da Kojima e soci in questo capolavoro. Una delle sezioni di gioco più interessanti di Metal Gear Solid 3 è la fuga di Naked Snake dalle prigioni di Groznygrad. Ma come fa il protagonista ad uscire dalla sua cella? I modi sono tanti, dalla possibilità di fingere una dipartita improvvisa utilizzando la famosa pillola della morte apparente, allo sbloccare la porta utilizzando la frequenza suggeritaci da The Sorrow nel mezzo di una cutscene. C'è però un metodo ancora più inusuale di quelli appena elencati. Nel terzo capitolo, infatti, è presente una schermata dedicata all'applicazione di cure mediche a Snake. Se si fa ruotare abbastanza il modello del protagonista nel menu, è possibile indurlo al vomito. Lo sgradevole evento spinge la guardia carceraria a entrare per controllare le condizioni dell'uomo ed esporsi così ai suoi attacchi diretti. Una delle innovazioni più grandi introdotte in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots è l'Octocamo, una tuta speciale fornita a Old Snake che gli permette di mimetizzarsi automaticamente con l'ambiente circostante. Questa diavoleria può essere usata anche per divertirsi. Permette al giocatore di sperimentare con travestimenti ben più stravaganti di quanto non ci si possa aspettare. Citiamo quindi due dei più macabri, che sono la mimetica cadavere e il volto di Big Boss. La prima è un aiuto che il gioco offre agli utenti che faticano a superare determinati scontri. Viene infatti donata a chi provoca la morte di Snake per ben 51 volte nel corso dello stesso playthrough. Col suo pattern rossastro, che ricorda appunto un corpo in putrefazione, questa mimetica ci permette di evitare ogni scontro a fuoco. Anche in situazioni di massima allerta, basterà stenderci per essere scambiati per un morto e far perdere ogni interesse ai nostri inseguitori. Il volto deturpato, invece, viene sbloccato in seguito all'ottenimento della massima onorificenza in Metal Gear Solid 4, ossia l'emblema Big Boss. Una volta indossata, l'orrida maschera fa impazzire tutti i nemici abbastanza vicini da osservarne le fattezze. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain è un titolo noto soprattutto per la grande varietà di approcci e strumenti a disposizione del giocatore. Tra le armi più bizzarre che Venom Snake può sfruttare, c'è anche il suo fido Walkman. Oltre a poter ascoltare i brani che troverete in giro per l'Africa e l'Afghanistan, infatti, potrete raccogliere speciali cassette. Su questi nastri sono incise tracce audio peculiari, ninne nanne, versi di animali e anche spiacevoli rumori di movimenti intestinali. Riproducendo questi suoni nei luoghi appropriati, ad esempio la ninna nanna afghana in un accampamento nemico di notte, noterete come tutti i soldati vicini cadranno in un sonno profondo. Inoltre, se avete avversari alle costole e non sapete come liberarvene, ecco che entrare in un bagno e avviare il nastro col concerto del Colon farà credere ai nemici che al momento la toilette sia occupata da un compagno intento ad affrontare altri tipi di battaglie. Le opzioni sono molteplici e ci sono brani che, ad esempio, tranquillizzano gli animali, anche i più feroci. Questa non è che una breve lista dei piccoli segreti ludici della serie Metal Gear Solid. Conoscevate già quelli di cui abbiamo parlato? E quali sono i vostri preferiti? Ditecelo nei commenti.